Un pomeriggio tutto dedicato a Maria, quello di Papa Francesco nella festa dell'Immacolata Concezione. Come annunciato poche ore prima all'Angelus, il Papa ha fatto prima una sosta nella Basilica di Santa Maria Maggiore per venerare l'icona di Maria Salus Populi Romani. Poi ha raggiunto Piazza di Spagna, dove ha compiuto il tradizionale omaggio alla statua dell'Immacolata. Alla presenza del sindaco di Roma, Ignazio Marino, salutato con cordialità dal pontefice e di numerosi fedeli, Papa Francesco ha recitato una preghiera scritta di suo pugno. Parlando a nome della Chiesa che è in Roma e nel mondo intero, ha sottolineato il grande conforto che tutti riceviamo nel sapere che la nostra madre è totalmente libera dal peccato. Sapere che su di te il male non ha potere, ha detto il Papa, ci riempie di speranza e di fortezza nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere contro le minacce del maligno. Una lotta in cui non siamo soli, ha aggiunto, ma possiamo contare sulla tua materna protezione. Papa Francesco l'ha invocata per noi, per le nostre famiglie, per questa città e per il mondo intero, perché vinca nei cuori e negli avvenimenti il disegno di salvezza di Dio, la grazia prevalga sull'orgoglio e possiamo diventare misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre Celeste. In questo tempo che ci conduce alla festa del Natale di Gesù, insegnaci a andare controcorrente, a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio, a decentrarci da noi stesso per lasciare spazio alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia. O Madre nostra Immacolata, prega per noi.